chiusura soltanto la nostra. Io non concordo pieno con il signore prima quando accennava giustamente a Firenze c'è il caffè dei Cinque Rossi, il nostro piccolo, io cito il bar di mio socio, a Nazionale ci andava il piano Bianciano. E dicevo, ci sarà sempre una continua evoluzione da fare. Come prima appunto uno si ritrovava la sera, i ragazzi oggi, i giovani, fanno le happy hours, quindi parlano, poi dopo non si sa come finisce, però è un altro tipo di convivialità. Quindi ci sarà sempre, secondo me, un'evoluzione del bar e della ristorazione, non si fermerà qui, perché fa parte dell'evoluzione della società. Ma possono parlare di musica, ma non di letteratura. Non si sa. Andiamo qua, dicevano. Io lo dico per testimoniare. Ma ci sono dei ragazzi, filosofia almeno sì. Ma ci sono dei ragazzi giovani come prima c'era 26 anni accanto al dottor Pellone e ci sono tanti come lui e insomma piano piano si sta modificando questa tendenza. Io almeno mi sto accorgendo di questo. Forse non sarà un frequentatore di bar lui nello specifico, però ci sono tanti ragazzi che cercano di cambiare. Poi, come ha detto lei, non parleranno di cultura, parleranno di altre cose. Però è sempre un momento di aggregazione, secondo me, spero positivo. Insomma. Nei paesi ancora, anche tra ragazzi giovani. Anche un cartello di militare non sarebbe male, la verità. È risalito, perché ci veniva anche vissuto Caldana, Mazzolai. Vissuto Caldana spesso, volentieri, che ho un amico carissimo, che ha un barrettino aperto fino a tardi, e i ragazzi sono lì a chiacchiera, giocano a freccette, e sono a chiacchiera perché non c'è altro che fare, quindi non è che però è un punto di aggregazione, certo non si farà alta cultura, però garantisco che diciamo ora io diciamo quelli ancora, di Grosseto io difendo la teoria dei giovani Il Grosseto non l'ho frequentati, però io quando andavo al bar a Campagnatico per esempio, roba del genere, sì, c'avevo gli insegnamenti di quelli più grandi che ci insegnavano a giocare a carte o ci insegnavano a giocare a biliardo. Prima Paolo, che il nostro tema culturale non è certamente quello di Firenze, è diverso. Firenze ci sono le università, cioè, è un altro tema.